Buonasera e benvenuti a una nuova trasmissione di Calcio Toscano, Calcio Giocato, come sempre in diretta tutti i mercoledì dalle frequenze di Telecentro 2, canale 94. Buonasera da Maurizio Zini. Sarà una lunga serata di sport che le squadre stanno giocando anche per la Coppa Italia, ma soprattutto parleremo del nostro calcio, del calcio toscano, insieme a Lorenzo Muffato. Buonasera Maurizio e buonasera a tutti i nostri telespettatori, è sempre un piacere essere qua nello studio, in questo bellissimo studio. In diretta. In diretta. Quindi ricordiamo che siamo in diretta. Così. Poi devi salutare qualcuno ma lo diciamo dopo. Sì, lo diciamo dopo. Va bene. Sì, sì. È con noi sempre Marco Lenzi. Buonasera a tutti, ritrovati, ben ritrovati. No, non ti vedo tanto contento, che è successo? C'è questo Livorno e ti preoccupa? La fiduzione, i risultati? Ma io sai, vedi Maurizio, più che altro faccio una considerazione. Cioè, ma qui a noi manca la cosa essenziale, la società. Punto e basta. Con questo ho sintetizzato, cioè mancando quella manca tutto. E qui ogni settimana è sempre peggio. Ma vediamo cosa accadrà nello sviluppo di questa puntata e poi collegato non so da dove questa sera Marco Morelli, ciao Marco. Ciao a tutti. Dove sei? A Miami? Dove sei? Sono a Miami. Beato te, mamma mia, ci fa un'invidia, guarda, vedo le palme, vedo il calore del sole, guarda che lavoro è questo qui, Lorenzo? Marchino ragazzi la tira sempre fuori dal vabbè, cilindro. Vabbè, è così, il nostro Marco Morelli. Allora, ho detto, ne parliamo di questo calcio, Marco, poi ci saranno le tue bombe, vero? Sì, poi appunto vi devo dare un anticipo intanto di Serie A, lo sapete bene, il Torino ha generato Giampaolo, sì. È arrivato Davide Nicola con un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo, legato ai risultati. Davide Nicola, tutti noi vogliamo bene perché è stato per un anno e mezzo allenatore del Livorno portandoci alla salvezza e una promozione in Serie B. Allora, iniziamo un po' a parlare di calcio, di questa Serie B e tra poco avremo anche il nostro primo ospite. Questa Serie B, che ne pensi? Questo Monza in vantaggio di 2-0, 2-2. Insomma, capita? Sì, assolutamente. Il risultato però della domenica, Maurizio, quello che commenteremo a breve, è sicuramente il risultato dell'Empoli, che ha schiacciato veramente con una manita, come chiamano sì. In Spagna, la Salernitana, dando veramente una prova di carattere ineccepibile. Grande partita. E che era anche allo stadio appunto al Castellani, dando proprio modo di staccare la classifica e di dimostrare appunto di poter veramente competere in Serie A, ma l'aveva già dimostrato allo stadio Diego Armando Maradona quando poi aveva sì. Quasi diciamo così espugnato il campo del Napoli cercando di passare in Coppa Italia. Ricordiamo le polemiche pure, attenzione, perché tutto poi ne parliamo ora con il corrispondente della Gazzetta dello Sport Giacomo Scioni, ma io credo che anche questa cosa va un po' approfondita, perché giustamente Mancuso ha dimostrato che quando vuol giocare fa la differenza, sì, attenzione, come aveva detto noi. Sì, ne avevamo ampiamente parlato con Giacomo e ne avremo modo di parlarne anche stasera. Ci sono state delle discussioni molto importanti inerenti alla partita di Coppa Italia contro il Napoli, soprattutto appunto per lo stop di alcuni giocatori dettato dall'ASL di Napoli. Dovremo un po' capire quella situazione come andrà, aveva detto bene Giacomo, se Corsi vorrà intervenire o meno. Sta di fatto che l'Empoli in campionato sta veramente dominando e questo è un piacere per le squadre toscane, che si rivedrà ben presto un'altra squadra toscana, ecco, in Serie A. Speriamo, E grazie al gol di Lisi al 21esimo il Pisa porta a casa 3 punti contro il Brescia, quindi una cosa importante anche questa. Sì, vittoria di misura, c'è da fare soltanto i complimenti alla società Pisa che ha dato fiducia ad Angelo perché ha confermato il blocco e niente, la squadra sta andando bene, sta addirittura puntando ai playoff. Vedi com'è assurdo poi il campionato di Serie B, bastano quelle 4-5 partite, no? ben incalanati, con un filotto di risultati importanti dove poi appunto si cerca di puntare a playoff, e questo purtroppo sarebbe potuto succedere anche a Livorno se avesse magari amministrato un po' meglio la questione, anche in Serie B, perché non era poi una Serie B
impossibile da affrontare, no? È vero che è assolutamente d'accordo con me, Eh sì, Marco. tra l'altro appunto c'è anche Marco Morelli collegato, ricordiamolo, quindi sarà parte della trasmissione. Ma diamo il ben trovato a Giacomo Scioni, corrispondente della Gazzetta dello Sport d'Empoli. Ciao Giacomo! Salve a tutti, buonasera, ciao Maurizio. Una grandissima prestazione dell'Empoli, abbiamo detto in diretta io e te proprio dallo stadio, questa manita a questa Salernitana che è fra le pretendenti ovviamente alla vittoria del campionato, almeno alla promozione fino a Empoli, veramente, ma c'è stato un abisso anche a livello di gioco e soprattutto a livello atletico, che ne pensi? Sì, una partita senza storia. Io non so se era quella la vera Salernitana che secondo me possiamo ancora vedere in campionato, può ancora recuperare e rimettersi in carreggiata. Sicuramente non sta attraversando un periodo eccezionale. L'assenza di Castori, che era in tribuna, a mio avviso ha comunque pesato, ma insomma contro quell'Empoli ce n'era poca per tutti. Insomma, credo che avrebbe fatto del male anche a qualche squadra di Serie A quell'Empoli lì, in una serata eccezionale. Già nei primi 20-25 minuti si era visto uno strapotere di gioco incredibile, e fortunatamente sono arrivati i gol. Praticamente ogni due azioni portate avanti, l'Empoli ha segnato nel primo tempo, chiudendo sul 4-0 e cancellando la Salernitana, che nel secondo tempo, come dire, ha provato un po' a riaprire la partita così, ma poi già dopo un quarto d'ora era chiaro che l'Empoli era in fase di controllo e stava già pensando alla prossima partita, che è comunque una gara molto difficile, domenica a Lecce. Ci Giacomo, sono però noi... due notizie di mercato, Maurizio. Certo, ma io intanto volevo analizzare questo focus sulla Salernitana. L'abbiamo detto tante volte in questa trasmissione. L'Empoli, quando gioca sulle fasce laterali in questa maniera, è devastante. È veramente una squadra di altra categoria. È la verità. Sì, no, sicuramente. Tra l'altro, io insomma, ho spinto perché Parisi fosse il migliore in campo. Hanno messo anche Ricci, che sicuramente ha fatto un bellissimo gol e è stata una delle sue migliori partite a Empoli. Però io sono, come dire, strabiliato da Parisi. Da un annetto che l'Empoli lo segue, l'ha preso dall'Avellino, un giocatore di cui sentiremo parlare, secondo me, perché è uno dei migliori interpreti di quell'età, ma forse il migliore della fascia sinistra, comunque del terzino sinistro, tutta fascia. Ha fatto un bellissimo gol, ma ha iniziato anche a difendere con attenzione. Credo che per Terzic, che è di proprietà della Fiorentina, sarà dura quest'anno ritrovare il posto. Lo ricordiamo, Terzic ha avuto il Covid. Un paio di settimane fuori, questo ragazzo ha giocato 3-4 partite e sostanzialmente gli ha rubato il posto. Poi è arrivato anche il gol, molto bello. Veramente pensare che è un classe 2000 fa impressione. In tribuna dietro presidente Corsi c'era Joey Barone che era tornato da Napoli, 6 gol, ne ha visti altri 5 perché nella Salernitana gioca suo figlio Giuseppe, un classe 98 attaccante, ma chi è venuto a vedere secondo te, Samuele Ricci o anche qualcun altro? Ma io penso che Samuele Ricci ormai l'abbiano già inquadrato non solo la Fiorentina, ma molte squadre. Credo anche, ora non voglio dire però, che Barone non sia esattamente l'uomo mercato della Fiorentina. Sicuramente ha visto un grande Empoli, ha visto dei buonissimi giocatori, ha fatto molto bene Ricci, Parisi. Ma ricordiamo che in quella partita Romagnoli era assente e c'era la coppia Nicolau-Casale centrali, hanno fatto molto bene, anche se la Salernitana ha dato veramente poco fastidio là davanti. Io fossi una squadra di Serie A potrei iniziare a pensare anche a Stulac, perché fa il suo compito, sbaglia pochissimo, il regista dell'Empoli è ormai una certezza. Ricordiamo, arrivava dal Parma e Un bel secondo gol. me in una squadra di medio-bassa classifica di Serie A ci potrebbe stare tranquillamente. Abbiamo parlato poco degli attaccanti perché è stata un po' la giornata di tutti gli altri, però la Mantia e Mancuso e loro lo fanno sempre, e in una giornata in cui tutti gli altri segnano 5 gol è giusto che loro possano riposare e risparmiare qualche gol per le prossime gare. Lorenzo Muffato, La Nazione.
Ciao Giacomo, buonasera. Innanzitutto hai preso il risultato perché avevi detto 1, quindi Infatti, bene. ho detto uno, sì. Eh sì. Siamo andati dietro Beh, l'altra diamo al merito, settimana. quando te lo meriti te lo Oh, me lo diamo, merito. qua, non c'è Infatti. problema, Giacomo. Non era facilissima questa. Infatti, io avevo detto 1x, lo sai, quindi. Senti, parlavi dei giocatori di mercato, se ci puoi dire qualcosa. Allora, ufficiali da un paio d'ore neanche, Sabelli del Brescia, giocatore che era un po' fuori dalla rosa, insomma, dai programmi del Brescia, Sabelli 28 anni, difensore terzino destro, diciamo, sarebbe l'alternativa a Fiamozzi, che comunque ha fatto molto bene con la Salernitana, ma questo Sabelli secondo me è ancora più forte e arriva a titolo definitivo. Ricordiamo il buonissimo rapporto che c'è ormai da 20 anni almeno fra Cellino e Corsi, Cellino ora attuale presidente del Brescia ovviamente. Certo. E poi è arrivato dal Crotone in prestito con diritto di riscatto in caso di promozione, quindi se l'Empoli andasse in Serie A dovrebbe riscattarlo, Giovanni Crociata, che è un giovane centrocampista, mi sembra 22enne, che gioca nel Crotone, ha giocato pochissimo, tra l'altro lo scorso anno segnò anche all'Empoli, un giocatore che sostanzialmente è stato preso perché Bandinelli, che era fra i migliori di quel tempo nelle prime settimane, dopo questo infortunio un po' sfortunato che ha avuto bisogno di un intervento chirurgico, praticamente c'è un piccolo pezzettino del femore che è andato sostanzialmente a scendere nel ginocchio dopo una botta incredibile, non ricordo in quale partita, però ha preso una botta in una pallonata, neanche una botta di scarpa, proprio una pallonata fortissima, gli ha creato questo problema, ci ha giocato sopra perché non se ne erano accorti, è stato operato, ne avrà per 2 mesi e quindi la coperta era un po' corta a centrocampo, soprattutto a Sì. livello di mezzale, perché l'Empoli ha As, Zurkowski e Ricci oltre Bandinelli. Adesso arriva Crociata, non so quanto spazio potrà avere con i tre che vi ho detto più Bandinelli, però sicuramente a mio avviso questi due ingressi, tra l'altro fatti nell'arco di una notte, sono un segnale che l'Empoli stavolta, cioè, fa sul serio. Si diceva, no, ma cosa deve cambiare l'Empoli? Cosa deve Esatto, eh. prendere? Praticamente non ha cambiato la squadra, l'ha solo puntellata in zone del campo in cui non era proprio al top, perché secondo me questa squadra è già al top. Il fatto che non abbia preso un trequartista al momento, però penso che si vada così, fa capire che la fiducia è massima verso Bairami e Moreo. Vai Lorenzo. Sabelli però bel colpo perché ha fatto anche diverse partite in Serie A, cioè il Brescia l'ha impiegato parecchio, no? No, era sicuramente, io non so cosa è successo a Brescia, non ho ben capito, però era un po' fuori rosa, ci deve essere stato un po' di credo che il giocatore fosse cioè era sicuramente in scadenza. Ah, ok. Quindi l'Empoli ha anticipato qualcosa perché se no gli andava via a parametro zero a giugno, Perché è ecco. Anzi, forte, un avrebbe gran potuto già giocatore. firmare adesso. È un bel colpo, via. Allora, c'è Sì, Marco 28 Lenzi. anni. Ripeto, è un colpo in prospettiva Serie A, Certo, sicuramente. infatti, per quello. C'è Marco Lenzi qua in studio e Marco Morelli collegato via Skype. Parte Marco Lenzi. Sì, buonasera. No, io per l'Empoli ormai non ci sono più parole da dire perché veramente sta facendo un campionato ottimo. Ora, l'unica cosa che mi sento di dirvi è ovviamente che quando c'è un risultato così roboante, tipo il 5-0, bisogna subito dimenticarselo perché, diciamo, Sono d'accordo. non so se sei Vero. d'accordo con me perché, cioè, quello potrebbe far credere che la strada sia più facile di quella che in realtà non è. Cioè, sono pericolosi questi Il mister ha risultati. A subito volte, dichiarato questo, attenzione, a no, fine partita, eh. infatti è importante perché quando si vince 5-0 una partita, Certo. cioè, l'euforia è alle stelle e a volte quella frega un po'. Speriamo che i ragazzi non ci pensino troppo. Sono d'accordo, in questo senso credo che, insomma, Dionisi sia un allenatore che, insomma, non ha mai fatto capire, è stato sempre molto pacato e
Non penso che l'Empoli andrà a Lecce a fare insomma deconcentrato. C'è grande voglia, hanno capito tutti che il segreto per vincere i campionati è giocare la partita dopo partita. Lecce è una bella sfida e fortunatamente arriva appunto una sfida importante di livello, una squadra che lo scorso anno era in Serie A, una squadra che la Mantia è un ex fresco, vorrà far bene, insomma ci sono varie motivazioni e poi insomma c'è attenzione perché insomma l'Empoli è primo, c'è un certo vantaggio, ma il Cittadella sta arrivando, tutte le altre sono lì, si fa presto a riscendere, si fa molto presto. Certo. Io penso che dopo quello che è successo lo scorso anno l'Empoli non abbia per nulla voglia di andare a playoff, quindi ci starebbe benissimo un bel pareggino a Lecce per poi riprendere la marcia in casa. Ricordiamo che se non erro ci sarà il Frosinone e poi a Monza in trasferta. Ecco, quindi un percorso difficile. E vediamo cosa accadrà. Ho detto il Monza che vinceva 2-0, 2-2. Marco Morelli, prego. Sì, ciao Giacomo. Per quanto riguarda il mercato, so che l'Empoli cercava anche Davide Merola. Lui è un attaccante e poi è andato via. L'avete dato al Grosseto in prestito a titolo temporaneo e lui la prima parte della stagione era in prestito all'Arezzo. E per quanto riguarda, ecco, c'era anche un'idea su Moncini, me la confermi o no? Allora lì sì, se però dovesse partire Mancuso, diciamo è l'alternativa, però ancora il momento Mancuso, a meno che il Crotone non arrivi promettendo almeno 5 milioni, la vedo molto dura. Mancuso non andrà, ecco, anche perché lo dicevo, insomma, non so quanto gli conviene stare titolare in Serie A, scusa, in Serie B, pensando alla Serie A o andando a lottare per non retrocedere in Serie B, non lo so. Pirriello è rimasto a Empoli o è andato via? Pirriello è ancora a Empoli, sicuramente è uno dei giocatori che ha avuto pochissimo spazio, questo sì, questo te lo posso confermare. Potrebbe andare Zappella alla Reggiana. È arrivato anche un messaggio, ve lo leggo in diretta: l'Empoli tornerà quest'anno in Serie A e forse anche al primo posto. Allora come si spiegano le partite in casa 0-0 con la Reggiana, sempre in casa con l'Ascoli, fanalino di coda 1-1 e perdeva anche 1-0. Anche nello scorso torneo l'Empoli perse in casa con il Cosenza, con le Derelitte Livorno e Trapani, pareggio in casa 1-1, andando a svantaggio in entrambe le due volte. Quindi dice, un vizio di prendere con troppa sufficienza e leggerezza tutte le squadre scadenti. Però con la Salernitana 5-0, allora dice Fabrizio da Castagneto Carducci. A te Giacomo. No, è una considerazione giusta, ce la siamo fatta anche noi. L'Empoli, se non avesse preso, non dico sotto gamba, sicuramente non erano partite... allora, le piccole quando vengono che Empoli si chiudono in una maniera direi imbarazzante, diciamolo pure. Cioè, veramente vengono qua, sanno che squadra è e l'aspettano e danno molto fastidio quelle squadre lì che non ti fanno giocare. Con la Salernitana, appunto, visto che era uno scontro diretto, hanno provato a giocarsela, hanno fatto nei primi 20 minuti 3-4 discese, ma. Sì. L'hanno subito subito e quindi si è messa bene. Sono d'accordo, ma pensiamo anche la Reggiana al pareggio, il Vicenza al pareggio all'ultimo minuto. Certo. Ci sono stati anzi, al 96esimo se non sbaglio. L'Empoli ha perso almeno 6 punti, sono stati persi sì, con questi pareggi. Infatti Fabrizio l'ha fatto notare subito, l'ha detto. Che questo è, ma non penso sia stato l'atteggiamento, era forse un periodo che giocando anche tutte e tre volte a settimana, come ha giocato però anche ora contro il Napoli in settimana, però la condizione fisica... Maurizio, perché l'Empoli ha giocato bene contro il Napoli e tutti l'hanno apprezzato? Perché il Napoli faceva la sua partita, lasciava spazio e l'Empoli quando gioca così viene fuori tutta la sua... tutto il suo gioco, quelle squadre che si chiudono è difficile, era così anche con Trarri, con Giampaolo, cioè sono quelle partite molto molto insidiose che poi prendi un gollettino e subisci. Quello che posso dire è che l'Empoli si sta sistemando finalmente in difesa, ecco, è un periodo che sembra che stia molto meglio. Romagnoli tra l'altro per la Salernitana ha ripreso ad allenarsi, ma non è al top perché ha un problema al flessore
potrebbe andare ancora la coppia Casale-Nicolau. Questo 5-0 spenge tutte le polemiche accadute in Coppa dell'ASL di Napoli? Ma guarda, le mie polemiche no, assolutamente, perché se ne parlava l'altro giorno, domenica, anzi alla mezzanotte di sabato, il Napoli è stato sottoposto a i test tamponi, sì, tutti negativi, a parte Fabian Ruiz, ma erano tutti negativi anche i giocatori dell'Empoli a poche ore dalla partita con il Napoli. Certo. E nonostante questo, Mancuso, Zurkowski e Pirrello, oltre a Dionisi, sono stati fatti restare in hotel. Un è una cosa più, che proprio non mi torna assolutamente. L'ASL doveva comportarsi con l'Empoli, col Napoli, così come si è comportata con l'Empoli, e quindi, visto che praticamente tutta la squadra era stata a contatto con Fabian Ruiz, risultato positivo alla vigilia della gara con la Fiorentina, sostanzialmente quella partita, a mio avviso, secondo quello che dicono quelli dell'ASL, non doveva giocarsi. Bah. Sentite che vi dico, invece hanno vinto 6-0. Il calcio è bello anche per questo. Pronostico, sì, per Lecce, ci siamo! Dai, X2. Guarda, anche dalla regia che ho sentito i commenti, eh? X2, perfetto. Te che ne pensi, Lorenzo, stavolta? Ho fiducia ancora in Giacomo. Due fisso era un po' troppo rischioso, effettivamente, perché a Lecce è difficile vincerci. Quindi hai fatto bene a mettere X2. Grazie a Giacomo Scioni, corrispondente Gazzetta dello Sport da Empoli. Buonasera. Un saluto. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Marco Morelli. Sì, ho sentito appunto Giacomo Scioni, ha fatto una bella panoramica sull'Empoli. Io penso che l'Empoli quest'anno secondo me la migliore squadra di Serie B, anche perché ho visto un po' le altre, e francamente la più completa mi sembrano appunto gli aggiunti di Dionisi. Poi hanno trovato anche un allenatore che mi ha stupito, ma lo sapevo che era bravo. Veramente comunque bravo, un allenatore, sì, che ha saputo prendere in mano la squadra benissimo, e molto probabilmente anche i giocatori lo adorano. Ti volevo chiedere invece questo posticipo spalle reggiana del nostro Massimiliano Alvini, 2-0 per la spalle, rischia il mister? Ma sai, quando si perde si rischia sempre. Il problema è che molto probabilmente a giugno non hanno rinforzato la squadra adeguatamente, anche magari pensavano di far bene dalla C alla B, ma sai, ecco, fra la B e la G e la C ci hanno visto. Comunque ora so che hanno preso Aldemani, da Frosinone, il centravanti, la punta, e molto probabilmente prenderanno anche Pirrello, come ha detto Giacomo Scioni. Sì. Sono già due giocatori che, insomma, praticamente un difensore, un attaccante, faranno un po' la composizione della squadra. So che trattavano anche di Gennaro, ma poi di Gennaro è andato, è passato all'Alessandria. Comunque certamente un altro paio di giocatori Alvini va a prendere per salvarsi, anche perché viene da diverse sconfitte consecutive, e non so quanto poi possa incidere magari anche sul morale della squadra. Sì, questo è importante. Due parole su questa vendita, ormai la trattativa credo che è ufficiale, del Pisa. Insomma, con questo magnate russo-americano che vuole prendere appunto il Pisa Sporting Club. Sì, il Pisa sembra addirittura che ci sia questo magnate qui che addirittura voglia prendere la squadra in mano, lasciando però una percentuale sempre alla vecchia proprietà, sia Corrado, che rimarrebbe come garante, sì, e l'altro presidente, il vero presidente, che è a Trieste. E comunque sembra, si parla quasi che siano addirittura d'arrivo, ora anche per un fattore di stadio, come si dice ora. E molto probabilmente sarà tutto il Pisa, avrà tutto da guadagnare in questa fase. Infatti penso che tornerà anche sul mercato, anche se per ora di definitivo non c'è niente. Ci sono diverse trattative in corso, ma penso che ancora non abbia fatto nulla, a parte Tommasini dal Ponte d'Era, però non so se lo girerà in Serie C. Lui è un attaccante che appunto ha prelevato dal Ponte d'Era, ma non mi sembra ancora per la Serie B, mi sembra abbastanza coperto in avanti il Pisa, con Marconi, con Vido, insomma, una squadra che è coperta in tutti i ruoli. Bene, Marco Morelli, lanciamo ora la pubblicità, linea alla regia. We'll be right back.
Eccolo qua, il super sport di calcio toscano, calcio giocato. Scendiamo di categorie, quindi dopo la serie cadetta, ovvero la serie B, scendiamo in Lega Pro, la serie C, girone A. Questo Livorno, che ne parleremo ampiamente con tantissimi ospiti, perde il Pontedera 2-0 per Golettese, ma soprattutto anche il Grosseto ad Olbia per 3-2. Invece la Lucchese, clamoroso, ferma il capolista Renate per 1-1. Siamo collegati e do il benvenuto a questa trasmissione a Claudia Marrone. Lei è una redattrice di Tutto Mercato Web. Ciao Claudia! Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i telespettatori. Posso dire ben ritrovata? Posso dire? Assolutamente. Allora, questa Serie C, faccio una panoramica dal tuo punto di vista. Intanto parliamo del girone A, poi una finestra sulla Ternana di mister Lucarelli. Beh, insomma, è un girone C, sentivo appunto, accennavi ai risultati delle Toscane, che insomma ha un grosso paradosso che si chiama Livorno, effettivamente. Ora, il Renate per me in vetta non è una sorpresa, sono anni che seguo la squadra nerazzurra, sono anni che la squadra lombarda sta comunque mandando avanti un percorso che ha una sua logica e i risultati chiaramente si iniziano a vedere. Insomma, si sa che per fare risultati, soprattutto quando si è piccole, serve un po' di tempo. Il Renate ci sta mettendo il suo, però i risultati si vedono. È chiaro che la sorpresa in negativo è il Livorno, soprattutto dopo la cessione di ieri addirittura di Capitan Di Gennaro. Una sezione che, insomma, leggevo stamani un'intervista del difensore dalle colonne del Tirreno, insomma, fondamentalmente capisco un po' il suo punto di vista, sarebbe bastato semplicemente rinnovargli il contratto, non credo neppure avesse chissà quali pretese. Perdere anche Di Gennaro, secondo me, è il segnale più negativo che si poteva dare alla piazza in questo momento sicuramente difficile. La fideiussione credevo fosse stata sbloccata, così mi era stato riferito. Sembra invece non sia stata sbloccata neppure questa, quindi insomma Rubino ha anche le mani legate per poter eventualmente rimpiazzare i calciatori, anche se, ripeto, insomma, è stato grave perderli tutti, perché comunque erano tutti giocatori importanti per l'economia di gioco di mister Dal Canto. Di Gennaro è stato molto più grave, ma anche per quello che lui aveva creato anche umanamente con la piazza. È stato veramente un pessimo segnale. Lorenzo Muffato nella Nazione. Ciao Claudio, buonasera. Ma sicuramente sono d'accordissimo con te, Livorno si trova in difficoltà, anche perché ora seguiranno ulteriori partenze. Mazzarani sembra che poi alla fine non vestirà l'amaranto e quindi è già andato via. La situazione è critica. Chi è che gioca? Chi è che andrà in campo in questa squadra? Ecco, beh, questo insomma è una bella domanda. Ci saranno forse i baby Amaranto, cioè forse, ci saranno per forza i baby Amaranto, perché comunque 11 calciatori vanno obbligatoriamente schierati e a mister Dal Canto probabilmente sarà messa a disposizione la formazione, insomma la primavera 1, 2, chiamatela come volete, però sarà veramente arduo il compito, anche se poi, devo dire la verità, i ragazzi, li ho visti giocare anche contro la Pro Patria, hanno messo in campo il massimo impegno e a loro non c'è da dire niente. No, però è chiaro che mancano di malizia, mancano di esperienza e questo soprattutto nelle partite più tirate rischia di fare la differenza a sfavore ovviamente della formazione Amaranto, perché insomma la Serie C non è il campionato facile che tutti si crede che sia, è un campionato molto ostico e quest'anno il girone A è particolarmente difficile perché alla fine le partite sono molto imprevedibili, ci sono squadre in ripresa come ad esempio l'Olbia e la Giana Erminio, la Lucchese che sta facendo mercato e che insomma sembra si stia ritirando su, andare a giocare contro ragazzi volenterosi, perché sono veramente volenterosi e vanno applauditi, però non è facile perché a quel punto il divario di esperienza fa il suo. Ma anche questa Lucchese appunto che nel testa coda fa 1-1 con Renate? Beh, allora io no, ho assistito alla partita, lì l'intelligenza è stata tutta di mister Lopez, che ha capito che l'unico modo per fare punti contro la capolista era non far giocare la capolista, perché il Renate ha giocato in un modo estremamente diverso rispetto a quello che insomma siamo abituati a vedere. È un Renate che di fatto non ha giocato, ma per merito della Lucchese, non per demerito della formazione di Diana. La Lucchese ha trovato la giusta chiave, non far giocare il Renate, che è l'unico modo in cui ora si può far punti con squadre come appunto Como e Renate, che esprimono un calcio magari anche più tattico per la Serie C rispetto a quello che offre in generale la terza serie, e solo non facendoli giocare si può fare punti. Poi la Lucchese è stata brava a sfruttare l'episodio del rigore, il rigore insomma è un po' un terno all'otto, però è stata brava a metterla a segno e quindi insomma è riuscita a strappare un punto veramente molto molto importante. Anche questa, ecco,
una Lucchese che fa punti, l'Olbia fa punti, la Giana fa punti, Livorno magari anche se fa punti rischia poi di vederseli detrarre per ulteriori penalizzazioni che possono magari arrivare, e questo inizia ad essere un doppio problema. Marco Lenzi che è qui in studio, poi ci ho anche collegato Marco Morelli, ex Tirreno e Calcio Più. Prego. Sì, ma diciamo se si parla del Livorno si parla del nulla in questo momento, perché non essendoci una società, perché questa non è una società, ragazzi, e qua il problema è a monte, quindi arrivati a questo punto sarebbe stato meglio forse veramente ripartire da dilettanti, perché per fare un campionato di Serie C in questa maniera, cioè, tanto valeva ripartire da dilettanti. Io veramente è una vergogna. E lei va allo stadio, quindi può parlare anche del Livorno, cioè, perché va anche a vedere il Livorno. Ma ecco, io però voglio dire, a un certo punto, questa è la cosa principale. Qui non si tratta di una società che sta sbagliando, come può essere stata quella dell'anno scorso. C'era, ma aveva fatto una serie di errori. Qui proprio non c'è la società, la cosa è molto più grave. E se quelli che pensano di gestire la società si vergognino, perché veramente loro si devono vergognare. Stanno facendo una cosa ignobile, che qui fra tutti fanno cose ignobili. Quindi, questo è quello che mi sento, è uno sfogo. Poi ne parleremo su Livorno. Questa sconfitta della Carrarese, cosa ne pensi, Claudia? Beh, anche la Carrarese è una di quelle formazioni abbastanza altalenanti, manca qualcosa alla formazione apuana per fare il passo in più. Poi anche qui ci sono stati alcuni movimenti di mercato che non ho dall'esterno, poi ovviamente insomma il direttore Berti ne saprà assolutamente più di me, però non ho capito qualche movimento a una Carrarese che comunque ha risentito purtroppo anche degli infortuni che hanno estremamente penalizzato la formazione di mister Baldini in questa prima parte di stagione, ma insomma stanno costringendo anche la formazione apuana a dover intervenire sul mercato, perché proprio un paio di giorni fa si è infortunato anche Imperiale. Quindi insomma con Tedeschi fuori, Rota fuori, adesso si infortuna anche Imperiale. È vero, è arrivato Marilungo che insomma è un calciatore pronto, però è uscito Calderini che era uno che insomma abituato agli schemi di Baldini. Marilungo ha un ruolo diverso, quindi rischia anche di venire un po' a mancare l'alternativa sul versante sinistro. Però ecco, lì si parla di un'altra situazione, lì si parla di una rosa che comunque è una rosa. Ha l'esperienza e la capacità tecnica per poter fronteggiare un campionato di Serie C, manca probabilmente mentalmente quel passetto in più per fare lo step successivo che porta alla B. Quel passetto in più che poi adesso ad esempio dovrà dimostrare di avere Renate, perché comunque anche nel post-gara mister Aimodiana, nel post-gara di Lucca è stato molto chiaro. Adesso il Renate deve capire come si fa a vincere, cioè deve mantenere questa testa senza perdere gli equilibri che si sono creati. Ora, per come allena Diana, io credo che non faranno fatica. Insomma, mister Diana penso sia uno degli allenatori più promettenti del panorama di Serie C, insieme poi a mister Lucarelli. Insomma, accennavate prima al tecnico livornese, con la Ternana sta facendo non un campionato ma un signor campionato. Claudia vince 3-0 a Castellammare, io insomma lo conosco bene quello stadio, sono stato diverse volte, non è facile, 0-3 insomma, ma mi fa piacere che è sempre stato ospite nostro anche questa trasmissione, e quindi doppiamente bravo. No, ma non è solo quello 0-3, cioè la striscia utile di risultati consecutivi che sta portando a casa, è come gioca la squadra, è tutto l'insieme. Cioè è una Ternana che è veramente devastante, e il Bari non è la rivale, cioè la Ternana non ha rivali, l'unica rivale della Ternana può essere la Ternana stessa. Nel girone C l'anno scorso, nel girone A c'era questo Monza ammazza campionato, nel girone C io mi sento un po' di dire che la Ternana può ricoprire questo ruolo, se non compie poi un Arachiri che, per l'amor di Dio, nel calcio può succedere, si vide qualche anno fa con l'Alessandria di mister Piero Braglia, che mandò in B la Cremonese, perché alla fine quel campionato lì non si poteva dire vinto dalla Cremonese ma perso dall'Alessandria, e qualora la Ternana non dovesse centrare la B da prima in classifica, è un campionato perso dalla Ternana, non è un campionato vinto da nessuno. Marco Morelli, e poi ti liberiamo, Claudia, perché so che c'hai anche degli impegni. Sì, buonasera. Buonasera, io Marco. Per quanto riguarda il girone A della Serie C è un campionato abbastanza altalenante, e mi stupiscono un po' l'Alessandria
Il Renato non mi stupisce perché già diversi anni che giocano insieme e ha già una formazione collaudata. Ecco, mi stupisce un po', come ha detto te, la Carrarese che perde, vince, e, insomma, non è una squadra molto continua. E l'Alessandria e la Provercelli che comunque credo che a fine campionato lotteranno per il titolo, per la promozione in Serie B. Mi sembra che l'Alessandria sia la squadra un po' più equilibrata, ora anche con l'acquisto di Di Gennaro, penso che ha messo un tassello molto importante nel proprio organico. Cosa ne pensi? Sì, no, indubbiamente per l'Alessandria l'acquisto di Matteo Di Gennaro, insomma, è stato un acquisto veramente molto molto importante. Ora Di Gennaro è un calciatore, insomma, che non credo necessiti di presentazioni, è un calciatore che avrebbe potuto fare tranquillamente anche la Serie B. E ripeto, però, secondo me Di Gennaro, più che un grande acquisto per l'Alessandria, è una grande perdita per il Livorno. Era proprio la cosa che non ci voleva. Poi sia chiaro, il fatto che Di Gennaro sia andato via adesso facendo parcassa a Livorno, ora stamani, ripeto, ho letto la sua intervista, non significa affatto che Di Gennaro sia più bravo di Murillo, Marsura, Agazzi o Porcino che hanno rescisso. Questo, cioè, deve essere chiaro, comunque nessuno è stato meno bravo di un altro, perché chi è andato via da Livorno è andato via a testa alta, e questo credo occorra dirlo, perché poi non deve neppure passare il messaggio che se un calciatore non ha rescisso ed altri sì, gli altri sono i demoni e uno è l'angelo. Assolutamente, meritano tutti il massimo rispetto, perché anzi hanno sopportato anche troppo. Però ripeto, a livello morale probabilmente insomma era rimasto un po' il baluardo del Livorno di Gennaro perderlo. È stato proprio il segnale che non ci voleva né per la piazza né e neppure per la squadra, perché ora io penso a quei 3-4 esperti che sono rimasti, insomma, qualche domanda me la farei. Due parole proprio al volo per quanto riguarda il Pontedera Calcio di Paolo Giovannini. È un Ponte d'Era che, insomma, quest'anno a gennaio ha intervenuto di più sul mercato rispetto a quanto è stato fatto negli anni passati, però insomma Giovannini è la garanzia del Pontedera. Se è intervenuto rimpolpando parecchio l'attacco, vuol dire che l'attacco necessitava di essere rimpolpato, e secondo me adesso può iniziare un campionato sicuramente più continuo per la formazione granata, perché quel che finora è mancato è stata un po' la continuità. Mister Maraia probabilmente andrà anche verso un cambio di modulo, quindi sono curiosa di vedere il Pontedera domenica con i nuovi acquisti. E non sarà una partita semplice, perché insomma l'Olbia è una squadra in netta ripresa. È una squadra che, vabbè, davanti, insomma, può vantare Daniele Ragazzo, e quindi giù il cappello. E sarà una partita veramente molto molto curiosa, quella del Mannucci. Bene, noi ringraziamo Claudia Marrone di Grazie mille Tutto a Mercato voi. Web e durante prosegue il campionato ti aspettiamo nuovamente qua in studio. Assolutamente, ben volentieri. Grazie ancora. Grazie a Claudia Marrone, ciao e buon lavoro. Altrettanto, buona serata e buona Grazie. Buona continuazione. serata. Buonasera. Insomma, penso che Claudia un po' di Preparato. partite ne le va a vedere. Vabbè, insomma, Preparato. scrive per una grande Preparato. testata giornalistica e soprattutto va a vedere ovviamente tantissime partite, quindi conosce approfonditamente la situazione di tante società. Ma appunto, l'unica cosa era rimasto questo pareggio della Pistoiese, no? Pure te, nei tuoi appunti, cosa c'hai? Sì, pareggio la Pistoiese con il gol di Ciccio Valiani, sempre grande Francesco Valiani, che saluto calorosamente, una grande persona, il capitano della Pistoiese, che è stato anche a Livorno, ha militato per un paio di stagioni in Amaranto. E anche la Pistoiese è riuscita ad uscire dalle zone, diciamo, tumultuose della classifica, però insomma è sempre in balia un po' della zona play-out, quindi deve cercare appunto di riuscire poi anche con il prossimo impegno a scavallare, no? Quindi cercare di portarsi poi a ridosso di quella che sarà la zona proprio più tranquilla, no? Marco, anche te cosa ne pensi, Morelli? No, ma la Pistoiese indubbiamente sta facendo, le ultime 3-4 partite sta facendo molto bene. La mano di Riolfo si vede, un allenatore da quando ha cambiato mister, senza togliere niente al mister precedente, però ha dato un'impostazione diversa alla squadra, ha inserito due o tre nuovi acquisti importanti, e anche questo ha voluto dire. E molto ovviamente dalla partita con Livorno sempre stanno crescendo. Una Pistoiese che lotta per salvarsi, sempre lo sa. Però molto ovviamente, ecco, ci giochi male contro le squadre di Riolfo. Tra l'altro la prossima partita Pistoiese sarà in casa dell'Alessandria, un test molto complicato,
L'Alessandria appunto si parlava di una squadra ben preparata con anche un attacco direi importante, no? C'è anche Eusebi, vero Marco? Sì, c'è Eusebi, è una squadra che secondo me per ora ha perso dei punti, strada facendo, però è una squadra secondo me favorita per la vittoria del campionato, è veramente una squadra che secondo me con 3-4 nessi può benissimo fare anche in Serie B. Ora appunto con l'acquisto anche di Gennaro hanno una tassa di qualità. Certo. Poi il Livorno riprenderà il proprio percorso del girone di ritorno contro l'Albino Leffe, mentre per quanto riguarda la Carrarese ci sarà la trasferta con il Pro Patria. Quindi anche lì si prospettano tutte sfide abbastanza impegnative, no? Sì, ma per le squadre toscane sono sempre trasferte impegnative. Comunque, per quanto riguarda la Carrarese, ora con l'inerzia anche di Marilungo, insomma, io penso che hanno acquistato questa centravanti che certamente in Serie C può fare la differenza. Il Pontedera ha preso diversi giocatori, poi ve lo dirò. E per quanto riguarda anche il Pontedera si è rinforzato naturalmente anche loro. Tutte le squadre sono rinforzate un po'. L'unica è Livorno, purtroppo sappiamo che situazione è. I giocatori continuano ad andare via, andando via Morelli, tutti loro, andando via, può andare via Bussaglia, vuole andare via Piccoli. Sosa è già fatta quasi con il Ravenna, cioè Mazzeo sta parlando con la Cavese, è un po' un fuggi. Il problema è che dove vogliono arrivare a questo punto, la situazione che non arriva, è una società che latita, il presidente Spinelli che addirittura rifiuta di firmare la fiduzione, è un problema veramente grosso. Secondo me a questo punto qui era meglio non partire nemmeno e non cercare di salvare la squadra e di partire da dilettanti, con una dirigenza tutta livornese, perché così si va poco lontano. Ma vediamo cosa accadrà e sentiamo anche il nostro opinionista, ovvero Marco Materassi. Ciao Marco! Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Ciao Maurizio. Funziona così, non c'è due senza tre. Quindi Marco Lenzi, Marco Morelli, Marco Materassi. Quindi di più Materassi. Stasera non si poteva chiedere. Due cose, partiamo subito da un risultato così di domenica a Napoli che penso non ti ha fatto molto piacere. No, ero assente, avevo il collegamento con Napoli, non mandava, quindi non so nemmeno cosa ha fatto. Allora, va bene. Bello perché sei sportivo. Allora, a parte gli scherzi, la situazione a Livorno inizia a essere un po' ingarbugliata seriamente, ancora di più dal mio punto di vista, più delle famose aumento di capitale, perché senza fiduzione questo Livorno non si può rinforzare. E poi sentiamo anche Marco Renzi. Vai Marco. No, sentivo il commento di Marchino Morelli, che è puntualissimo e ha dato purtroppo quella che è l'immagine o la situazione attuale. Cioè, noi siamo davanti a un momento in cui, nonostante la squadra cerchi nel miglior modo possibile con le poche risorse e con i miracoli che fa dal canto, oggi sul Tirreno c'è un'intervista di Gennaro che traccia il profilo di dal canto in maniera molto precisa e puntuale, però quello che conta sono i fatti. Purtroppo non solo non hai messo nessuno in squadra attualmente, siamo già al 20 di gennaio, ma hai perso e continui a perdere i giocatori. Ha fatto l'elenco Marco, il nostro uomo di mercato, ed è qualcosa che veramente di gennaio in questa categoria è capitano. Hai perso, è andato via al Sudtirol l'altro difensore, stai perdendo Sosa, Piccoli che hai preso come ultimo acquisto dalla Giana, sembra voglia già lasciare la città livornese, Bussagli anche lui ha qualche problema a rimanere. Insomma, di fatto te hai un mercato inesistente e lo stai perdendo. Perché? Perché questa benedetta fiduzione, a questo punto penso che nonostante sia qui da tre mesi aspettando l'uovo di Colombo, anche Mazzarani prima o poi lascerà questa squadra, perché lui è tre mesi aspetta un contratto e non arriva nemmeno ora, e quindi diventa veramente difficile. Poi ha detto bene Marco, nonostante
la pandemia, nonostante le crisi purtroppo economiche che in questa categoria stanno aumentando, perché i tamponi costano, mancano gli sponsor sul campo, mancano anche gli sponsor, quelli che davano un contributo in relazione purtroppo alle difficoltà economiche che tutto il paese vive, però tutte le squadre qualche movimento l'hanno fatto. La Catanese, per esempio, che per me, nonostante l'amicizia fraterna con Baldini, è una squadra che sta attraversando un momento molto delicato, ha fatto 4 punti in 6 partite, quindi 4 sconfitte, un pareggio e una vittoria, era ai limiti del secondo e terzo posto, ora è a 29 punti in campionato, dove il Renate continua a stupire, dove però c'è il Como, però quando si guarda un girone d'andata che finisce con 10 punti di vantaggio tra la prima e 8 dalla seconda alla terza, sono già segnali importanti. Poi ci può stare anche un crollo, diciamo, io non voglio augurare il male adesso, un crollo delle Renate, però 10 punti sono tanti in un campionato come questo, molto equilibrato. Questa è una squadra che sta sorprendendo, così come il Como. Como, ragazzi, è una neopromossa in cui hanno promosso allenatore in capo Gattuso, che era il secondo di Banchini, e stanno facendo molto bene. Poi è chiaro che le squadre dietro hanno degli organici attrezzati, l'Alessandria, la Provercelli, la stessa Juve del 23, però sai, quando cominci a vedere il traguardo molto più lontano, poi il Leicester insegna, il Renate potrebbe essere la novella più bella per Pettirelli, un paesino piccino che va in Serie B. Questo, e te come Livorno non ti fortifichi. Te ne presenti, Maurizio, che Livorno dietro c'ha soltanto a pari la Lucchese, che sta giocando veramente bene. Lucchese è una squadra che con l'Opera... E si è rinforzata, hai sentito Claudia che ti ha detto. Si è rinforzata, oltretutto, e sta giocando, a Livorno gioca una partita, nonostante la sfortuna di Livorno, che ebbe qualche palla gocca amorosa, però insomma portò via un pareggio e fondo sperò la vittoria. Non perde quasi più, ha trovato un'ossatura, e questa è una squadra che mette alle spalle il Giana, che da anni lotta per evitare i play-out, è già collaudato, e sono tutti rinforzi. Io avevo letto con attenzione i nomi fatti da Rubino, è chiaro che Rubino conosce la categoria, non è che va a prendere gente che viene qui a svernare o a mangiare la torta da Gagari o il ponce da Civili, però aveva trovato della gente non fenomenale, ma gente di campo, gente di Ghigna, come si dice a Livorno. Però se questi non possono venire, ecco, questi ragazzini che sono meravigliosi, però poi paridazzo, è un'agonia che Livorno francamente non meritava. Il perché non si sa, onestamente. Tutti dicono che una volta evitato il fallimento, la mossa del presidente Spinelli si è esaurita. D'altra parte lui voleva vendere, ha venduto forse male, sicuramente male, però questa accozzata di personaggi che hanno gravitato attorno a Livorno fino ad ora, ecco, rispetto è un'agonia che non si meritano i tifosi della città di Livorno, questo è la verità. Non lo meritano. Ma a questo punto, Maurizio, noi che siamo sempre stati molto attenti alle vicende, senza mai essere polemici, certo, o capziosi, molto probabilmente anche la mossa, così come l'immagine tra l'altro salvata per immagine e basta, e non fallimento, coinvolge anche la Lega, perché la Lega Ghirelli a questo punto, molto probabilmente, una volta Ghirelli ha ottenuto, tra virgolette, il fatto che il Livorno non fosse, come l'anno scorso, la propria scienza, una squadra come il Trapani, che parte e poi non arriva, una volta ottenuto questo risultato di Ghirelli Livorno, quantomeno concludere per ora le partite, si è un po', diciamo, rifilato, perché insomma qualche domanda forse, perché questa squadra qui, se non si rinforza, va tutto bene, è chiaro che il campo nessuno lo contesta, però una squadra che è costretta a schierare ogni domenica 5-4 ragazzini debuttanti, cioè ai fini anche del campionato, non è che poi, e per il Livorno stesso è un'agonia immeritata. Una parola a Marco Lenzi qui davanti a me. Ma certo, quello che dici è giusto, cioè non ci si merita certo questo stillicidio. Allora, arrivati a questo punto qui, diciamo che si falsa un po' anche il campionato, perché comunque sia in questa maniera, ora tutte le partite che Livorno andrà a giocare lo farà con dei ragazzi, come si diceva, volenterosi pur che si voglia dire, ma diciamo chiaramente non,
cioè, saranno partite falsate. E questo purtroppo bisogna dirlo, se Spinelli ci ha venduto veramente male, ci ha venduto male e sta rovinando un pochettino tutto quanto di buono in 20 anni ha fatto, perché questo veramente dalla famiglia Spinelli io non me l'aspettavo, credevo che passassero la mano, ma in una maniera più Guarda, tranquilla. siamo in diretta e mi è arrivata ora una comunicazione ufficiale che voglio leggervi perché è molto molto importante. Mi ha mandata tra l'altro il nostro amico Claudio Leoni che lo scorso anno a Pineta B con noi è stato anche ospite ovviamente del nostro calcio toscano calcio giocato, riguarda il Pisa Sporting Club. C'è una comunicazione ufficiale del Pisa. Il Pisa Sporting Club comunica la formalizzazione in data odierna del trasferimento del 75% delle quote societarie e quindi dell'attuale quota di maggioranza delle famiglie Ricci e Paletti ad Alexander Knaster. Il restante 25% resterà della Magico SRL, detenuta dalla famiglia Corrado come simbolo di continuità e come testimonianza della validità del progetto societario e sportivo avviato. Tale operazione conferisce al Pisa Sporting Club un peculiare connotato di internazionalità e una eccezionale spinta verso la crescita, l'ambizione e l'avanzamento di tutto il sodalizio. E poi continua, continua. Il Pisa è stato ceduto al magnate russo-americano del 75% delle quote. Questa è la notizia in diretta. Ecco, allora qui, cioè qui, sì, qui La allora differenza. noi siamo sempre stati molto attenti, nonostante la simpatia che abbiamo per Claudio Leoni, però noi siamo un emittente che ha la maggior parte del bacino d'utenza tra Livorno e Pisa. Noi si è sempre fatto del campanilismo, diciamo, sorridendo, senza mandare nel triso, nel triviale. Questa noi però da un paio d'anni, da quando Maurizio mi ha chiamato e con Marco si sta lavorando insieme a te e agli altri ospiti, Certo. noi qui si parla di un'eccellenza, qui si parla di una società che ha vissuto dei momenti addirittura pessimi, fallimenti, personaggi che purtroppo fanno la coppia e incolla con qualcuno che a Livorno ci è passato di sfuggita, perché anche le gestioni Pomponi, insomma il Pisa ne ha viste diverse di situazioni come il Livorno diciamo, di gente che cercava soltanto di fare i propri affari dimenticando cos'è il calcio. Poi da questa gestione sfortunata è emerso un personaggio che fa calcio, un personaggio che non aveva la maggioranza assoluta, che ha trovato un senatore come Ricci, la famiglia Ricci, Corrado fa calcio, lui è il figliolo, La il sua persona molto sportivo, squisita e te lo sai che è stato sempre ospite presente tantissime con noi, volte, con noi. stanno lavorando benissimo, quest'anno erano partiti male e hanno tenuto la barra dritta perché non era facile dopo le sconfitte consecutive o diciamo i problemi che avevano avuto in difesa quest'anno, e invece hanno il cerchio, l'hanno riquadrato, sono nuovamente una squadra che può essere una mina vagante nell'orbita dei playoff, hanno un progetto di stadio già quantomeno ideato e pronto per essere finanziato, e quindi quando c'hai una società seria, una squadra che lotta, uno stadio da fare, un discorso di investimento commerciale, chi ha attenzione al bilancio e ha voglia di investire trova il terreno fertile. Noi ci siamo, una squadra che a malapena arriva in 11 ragazzi a giocare le partite, uno stadio che cade a pezzi, una proprietà assente, un settore giovanile nonostante emergano questi ragazzi che ancora non sa bene come potranno andare avanti. Quindi qui chi viene a Livorno? Viene gente che trova un osso da spolpare, che ha qualche idea minimale di fare un successo personale e basta. Questa purtroppo è la differenza. Il Pisa quest'anno con una proprietà forte, intanto riconfermato Corrado presidente, importantissimo, con le quote, ma era già previsto anche qualora tutto il pacchetto andasse al russo-americano, americano di origine russa, e quindi lì c'è una proprietà che quest'anno sicuramente, ora il mercato l'hanno già quasi fatto, però il Pisa può diventare una squadra che piano piano
quello che è il suo progetto triennale gli può andare a buon fine, cosa che a noi non è che non ci fa piacere, ma che acuisce il dispiacere, perché noi avevamo un presidente abbastanza, anzi, sicuramente capiente, e non ha mai avuto purtroppo o la sfortuna o la sfortuna di trovare un acquirente degno di tale nome, cosa che a 20 chilometri l'hanno fatta. Però vedi anche come si gestiscono le trattative, no Marco? Abbastanza sotto traccia, perché poi non è una cosa che è venuta fuori magari da un anno, da sei mesi, qui si parla di poco tempo, si parla di una cosa che insomma è stata seguita con una certa... Ci sono vari avvocati, studi importanti, insomma c'è già un progetto stadio ben avviato, quindi sono più avanti al di là della società Livorno anche di altri progetti fuori dal calcio. Assolutamente. Legati al calcio, ma fuori dal calcio, nel senso dal rettangolo di gioco, Lorenzo. Sì, vedi Maurizio, quando Maurizio si fa un discorso di acquisizione, e lo dimostra anche l'acquisizione fatta da Klause per il Parma, le prime cose che si vanno a guardare sono tutto il pacchetto che te hai di fronte. Quando un fondo o un investitore come può essere Knauser entra dentro, sicuramente avrà avuto diverse opzioni, cioè, non è che Pisa è soltanto Pisa e basta, uno valuta magari Pisa, poi ora fa un nome a caso, poi hai visto l'Ascoli, il Chievo, cioè poi arriva a Pisa e lì molto mette la fortuna, la bravura di chi è fatto da intermediario, trova bilanci a posto, una squadra a posto, squadra di proprietà a posto, un progetto di stadio che ha ormai quasi bypassato tutti i vincoli burocratici, una dirigenza che fa calcio, è chiaro che chiunque trova qui, quando hai fatto l'offerta a giugno-luglio avevi una squadra retrocessa, un pacchetto giocatori chiaramente sopravvalutato o sottovalutato e prospettive zero, e qui c'era da fare un investimento grosso per chi subentrava, per ridare fiato a Livorno, cioè noi si è detto la C costa 3 milioni minimo per fare un campionato in cui puoi pensare di vincere, qui invece si parte quando manca già una fiduzione da 800 mila euro, dimmi te cosa fai, la B ha un altro ritorno di immagine con Dazon, con la televisione, con il presidente di Balata che ti hai chiaramente sempre invitato, che ha un progetto, si parla già di portare le partite della vita all'estero, cioè qui chi entra dentro con un investimento in 2 o 3 anni, sicuramente, ti può rientrare, io non voglio fare il gufo, ma se il Pisa da un anno o due andasse in Serie A, ecco che l'investimento attuale fatto dal magnate russo-americano viene ripagato per diritti televisivi. Si lavora così quando si investe. Qui cosa si investe? Sul gatto sulla orella. No, ecco. Questi hanno fatto una grande operazione. Sì. E la verità è questa. Allora, noi ringraziamo a Marco Materazzi. Spero che prima che parti, se vieni in studio, non lo so se c'hai un po' di tempo. Penso, so che sei diventato nuovamente nonno, sbaglio? Sì, mi è nata Carlotta. Ecco, allora salutiamo Carlotta. Ciao Carlotta. Un saluto a tutti noi. Avanti di partire verso i primi di febbraio, conto un mercoledì di venire a salutarti personalmente. Perfetto, siamo qui che ti aspettiamo. Grazie a Marco Materazzi. Grazie Marco, a tutti. Ciao. Grazie. Ora linea alla regia, un po' di pubblicità.
questa notizia in diretta del Pisa Sporting Club ha fatto furore non solo qua, ma vedo anche sui social, su tante iniziative. E tra poco, non so se è già in linea, abbiamo anche un intermediario di mercato molto importante, perché ormai la notizia è questa, Lorenzo, oggi. Mi dispiace per tanti amici del Livorno Calcio, ma questo è anche il bello della diretta. Anche oggi perché... è la notizia che il Pisa ha ceduto il 75% delle quote. Si parla del 400° uomo più ricco al mondo. Cioè, un investimento clamoroso. Il Pisa, diciamo che come società... Ha fatto bingo. Vediamo ora, poi il campo è tutta un'altra cosa, ricordatelo. Certo. Ricordatelo. A livello però di investimenti, di pianificazione societaria, sicuramente, essendo una persona internazionale, come dice appunto il comunicato, porterà una ventata di novità appunto a livello mediatico, commerciale, insomma fondi molto importanti. Si parla di una manovra che è stata veramente sorprendente, da lì che si parlava soltanto di mere voci, indiscrezioni, invece poi vedi, la trattativa è andata in fondo, anche abbastanza lampo, no? Certo. Maurizio, 448. Sono stati bravi. Poi chiaramente, ho mandato ora un messaggio in diretta anche al presidente, vediamo sotto traccia, però, se insomma... tante volte fosse disponibile. Allora, parliamo di questa notizia, la nostra redazione è stata veramente eccezionale. Con un intermediario di mercato che è un mio carissimo amico, lui si chiama Michele Fratini. Ciao Michele. Ciao a tutto lo studio. Ciao Maurizio, buon anno a tutti, anche se ritardo di 20 giorni. Buonasera a tutti e grazie per la chiamata. Mi fa piacere, insomma, essere vicino alla mia Toscana. Sei molto impegnato ovviamente in questo periodo, tanto ora quando partiranno le foto capiranno anche da casa a che livelli stiamo parlando, ma la notizia è questa: il Pisa è stato venduto il 75% dalla famiglia Ricci a questo magnate che è il numero 400 a livello economico mondiale. Prego Michele. Diciamo nell'ambiente si sapeva, perché il Knasser, Alexander Knasser, che sarebbe il nuovo proprietario, diciamo, del Pisa, 75%, e lui era già in azione, perché già l'anno scorso cercò di prendere la Sampdoria e poi fallì l'acquisto. Però insomma Knasser è anche un uomo che si circonderà di persone di calcio, tipo Vialli, che già voleva portare alla Sampdoria, e Vialli seguirà Knasser in questa esperienza bellissima, a mio avviso. Dunque, secondo me il Pisa si sta organizzando molto bene, perché è stato bravo anche il presidente Giuseppe Orato, il saluto in diretta, mi associo ai tuoi saluti, dunque Maurizio, e il Pisa si organizzava molto bene. Però volevo dire, questa è un po' la moda, questa di non dire le trattative, perché anche a Firenze lo stesso patron, attuale patron commisso, ha preso la Fiorentina in 48 ore. Cioè, dunque, a Parma uguale, e lo stesso Magnate e Fredrick, a Roma è durata un po' di più perché c'è stato il Covid, però ora queste trattative si fanno in modo silente e in modo anche professionale. Dunque, complimenti alla società di Pisa in qualità di toscano, dunque, e come spero in modo vivo proprio che il Livorno torni alle categorie che merita. Dunque io lo dico proprio perché sarebbe bello rivedere quel bel campionato anche di Serie A con Livorno, Pisa, che tra l'altro Siena, rivedere tutte Empoli, tutte le squadre toscane, perché veramente il toscano e il calcio l'abbiamo stravinto in tanti modi, anche a livello giovanile con le compagini regionali e anche quelle nazionali. Dunque scusate il campanilismo, ma speriamo bene per tutti, ecco. Lo so che te sei molto vicino, e lo possiamo dire, a un certo Giancarlo Antonioni. Tra l'altro c'è una foto che eravamo a cena insieme, credo proprio allo stadio, certo, Franchi, certo. Con Alberto Di Chiara, dei Baciotti, sì. Insomma tutta con una Paolo, serie, sì, appunto, sì. Con Paolo e tutti gli altri. Allora, però volevo dire anche qualcosa su Livorno, perché penso, prego, che ci sono quei 20 chilometri che, diciamo, se parlano Livorno con Pisa, io vorrei parlare da sportivo e anche da toscano, non da persona in schiera. Livorno è vero, secondo me deve ripartire come tutte le società dovrebbero fare, cioè anche la Fiorentina è ripartita dalla C, se vi ricordate, della Valle, per me Fiorentini era, qui vedo l'immagine dall'alto di mia cognata Barbara Rossi e mio fratello. Allora, dice, scusate, ma allora, dico, è normale che dovrebbe ripartire
dalla Toscana con Toscani ci fosse l'opportunità. Però una nota positiva, il Livorno in questa purtroppo disgrazia ce l'ha, perché quando io vedo Nunziatini 2003, che voleva prendere anche la Fiorentina qualche anno fa, che è un giocatore di qualità, un mancino, qualità, direte, ma Nunziatini gioca perché purtroppo... Quando vedo Kaya, anche 2003, che è stato a Firenze, è stato a provare alla Juve, è stato all'Atalanta, quando vedo Audi, ex Empoli, classe 2001, che lo vedo lì, che tra l'altro si muove molto bene, si comporta bene, giocatore da categoria, dunque non ruba niente, ragazzo, è forte. Allora dico, in questa disgrazia, mi ricorda un po', scusate i termini, la Roma quando fu costretta a mettere i giovani, vedete, se vi ricordate, De Rossi, Aquilani, Terzi, Rosi, e sto in questo momento magari Maurizio, che parlando di Roma ti ferisco un po', però insomma sinceramente faccio la battuta. Che vuoi, hanno perso 3-0 e il campo... Sì, no, no, ma faccio la battuta, dico, la Roma in quell'epoca lì tirò fuori i giovani, dunque... Certo. Dalle disgrazie si può anche ricostruire piano piano a livello sportivo anche con i giovani. Parlo anche del Grosseto. Il Grosseto viene dalla Serie D, no? È in Serie C e ad oggi è in piena zona playoff, perché con i 25 punti è a 4 punti dalla fortissima Carrarese, nonostante la Sibia, però la Carrarese tutti gli anni fa dei campionati ottimi, con un allenatore ottimo e con una società buona, insomma anche lo stesso Berti è una persona che è un amico ma anche una persona molto qualificata nel settore. Il Grosseto viene dalla categoria cadetta, ha giovani, 4-5 giovani di Grosseto, dunque ha già vinto il Grosseto secondo me. Quando ecco, in questo Covid, in modo specifico, scusate il spazio, questo Covid farà lavorare di più le società con il territorio. Dunque io mi auguro che a prescindere da Livorno, che spero ritorni, ripeto, nelle giuste categorie che merita la piazza di Livorno, ora lavoreremo tutti, non solamente in Toscana, tutti col territorio. Dunque, viva i Nunziatini, in questo caso, viva i Caia, viva i... ma lo stesso Canetta, classe 99, è cresciuto nel Livorno. E tutti, anche i giovani, per esempio, mi riporto al Pisa, se si va in Serie B, i vari Birindelli, i vari giocatori che si sono formati all'interno del settore giovanile. Dunque, sì. I vari Becchini, classe 2001, andò a Sassuolo, e via discorrendo. Scusatemi, no, dicevo Michele, è arrivato anche un messaggio, quindi il bello della diretta è anche questo, dice Toro saluta Fratini e tutti i greggi della rete Santa Croce sull'Arno, un abbraccio al dottor Ozzini, non sono dottori ma comunque un saluto a Toro che ci sta guardando sicuramente in streaming dalla Serbia, capito Michele? E sta mandando tutte le tue foto, le tue slide le sta mandando per far vedere serie, che sta guardando miei, la trasmissione serie, miei, dai, Lorenzo Muffato della Nazione, prego. Complimenti signor Fratini per la disamina molto attenta e precisa, ecco, no? Parlando un po' di Serie C, poi ho fatto un discorso un po' generale anche su questi giovani, ecco, sì, il Livorno ha questa possibilità anche di sfruttare, no? Poi la propria linea verde, ma cosa possiamo prendere di buono veramente a questa situazione? Cioè ci possono essere delle scissioni? Quindi può il Livorno trarre beneficio a livello poi anche monetario? No, il Livorno oggi come oggi, a quello mi risulta, non si può muovere sul mercato perché se non pagano la Esatto. Abitazione non può prendere alcun tipo di giocatore. Sì, sì, chiaro, dunque... parlo sul futuro magari, vedremo. Ah, sul futuro io penso che il Livorno sia una piazza, mi permetto, certo. Se dovesse ripartire, appetibilissima, perché il Livorno, a parte... Faccio la battuta, dove c'è il mare si sta sempre meglio, lo dico io da Trentino e noi abbiamo la riva dell'Arno, però insomma il mare è il mare, mi permetto. Allora dico, a parte quello, poi Livorno sinceramente è una piazza che in Serie A ci è arrivata, lo storico ce l'ha, i giocatori l'ha avuti e tutto rispetto alla proprietà, a parte adesso gli ultimi colpi che stiamo leggendo e purtroppo sta andando come sta andando, ma il calcio è in crisi a livello totale. L'Inter ha problemi e l'abbiamo visto tutto. L'Inter, la Juve, mi sembra il presidente della Juve, il signor Andrea Agnelli voglia andare addirittura alla Ferrari perché c'hanno, cioè, il calcio è in crisi a livello globale, ma non solamente il calcio, mi sembra tutti i settori con questo periodo strano. Dunque
sicuramente le piccole società di categoria diversa, secondo me, hanno sofferto di più. E allora... è stato molto bravo, secondo me, e ribadisco, il signor Corrado, il signore perché è un signore in tutti i sensi, perché lui, a parte rimane all'interno del medesimo progetto, perché chiaramente c'è anche lo stadio, se non erro, no? Anche a Pisa c'è l'idea dello stadio. Sì, sì, lui... sì, c'è già un progetto avanzato. Sì. Appunto, però la cosa importante è che lui ha trovato le sinergie giuste per far sì che il suo progetto, non dimentichiamo Gemmi, perché il calcio lo fa Gemmi a Pisa, dunque l'ha dimostrato anche portando D'Angelo e tenendolo 3 anni lì, e ha fatto dalla C alla B, vincendo tra l'altro a Trieste contro la Triestina per andare in B. Dunque Roberto Gemmi, secondo me, è un altro che fa calcio alla grandissima. Dunque dico, è stato bravo il presidente perché ha riuscito a creare le sinergie giuste per far sì che rimanesse in minoranza ma sempre all'interno della società con un progetto sportivo per cercare di veicolare la società ancora più in alto. Dunque grandissimo Giuseppe Corrado, a mio avviso è il figlio anche, Giovanni, tutte e due. Sì, tutte e due. Marco Lenzi che è qui con noi e poi c'è anche Marco Morelli collegato via Skype che ti fa una domanda, prego. Ma niente, io voglio solamente chiedergli se, cioè tanto la lingua batte dove il dente duole, quindi io parlo del Livorno, ma d'altra parte, cioè questa è la cosa che ci prende. Ma a un certo punto, cioè arrivati a questo punto qui, che futuro lei pensa possa esserci a Livorno? Chiaramente in queste condizioni retrocederemo in Serie D, già dovevamo farlo nostro. Ma secondo lei che prospettive potrebbe avere Livorno per il futuro? Questa, è, una domanda, questa è una domanda io, un po' difficile. Sono onesto, non glielo so dire. Io apprendo dalle notizie di volta in volta anche che voi giornalisti date e ci riportate, onestamente non glielo so dire, io posso dare l'auspicio, che sicuramente avrà anche lei, l'auspicio di dire speriamo veramente che il Livorno, in qualità di società toscana, e lo ripeto toscana, riesca veramente a riprogrammare quel calcio che ha fatto vedere dappertutto, perché anche a livello giovanile il Livorno fino a 2 anni fa, mi permetto, quando c'era anche, ha vinto i campionati italiani, è andato una volta, ha vinto con la Beretti, allenata da Nappi, il campionato italiano, e il secondo anno è arrivato vice campione, cioè è arrivata seconda, dunque ha programmato bene, e dove sono usciti giocatori che poi sono andati a giro. Il Livorno ultimamente, si dice, quando scopri un giocatore stai già bene. Il Livorno mi sembra che abbia preso il signor Favilli, che poi è diventato calciatore anche lui, negli ultimi anni. Dunque dico, il Livorno ha lavorato molto bene, a mio avviso, benissimo. Dunque io mi auguro che il Livorno, io non so la fine che farà, perché gli auguro ogni bene, sinceramente. Speriamo che se dovesse purtroppo andare come sta andando, che riesca prima possibile a riprendere appunto lo scenario che merita. Questo me lo auguro sinceramente in tutte le maniere. Come sono stato contento che in Serie D la stessa Pro Livorno, che è sempre stata storica, come società come l'Armando Picchia, Livorno, società storiche in Serie D, sono stato contento che hanno programmato bene, hanno fatto una buona squadra e hanno un'ottima società. Dunque speriamo bene, ecco, io sinceramente mi auguro ogni bene, speriamo venga fuori una bella cosa. Michele, proprio è arrivato un messaggio in diretta e sono onorato di leggerlo dal presidente Giuseppe Corrado, presidente del Pisa Sporting Club. Ovviamente gli abbiamo fatto i complimenti per questa operazione, gli dice, diciamo, l'operazione è il risultato di 3 anni di lavoro fatti, e quindi conferma le tue parole, e quindi ringrazio nuovamente e pubblicamente anche da questa emittente, soprattutto da questa trasmissione di Calcio Toscano Calcio Giocato, faccio i complimenti personalmente ma anche tutta la redazione di tutti i nostri opinionisti, al presidente Giuseppe Corrado per questa grandissima operazione che potrà aprire veramente uno scenario importante per il Pisa Sporting Club. Marco Morelli per Michele e poi siamo in chiusura. Sì, io intanto, lei che è un uomo di calcio lo sa benissimo che appunto nel calcio di oggi, specialmente in Serie C o nelle squadre più blandate, ci vuole programmazione. Il problema di Livorno, io ribatto lì,
Non è mai stato programmato niente in questi 20 anni di Elia Spinelli, anche se abbiamo fatto la Serie A, la Serie B. Non siamo stati capaci di costruire un centro sportivo. Molti giovani che erano a Livorno sono andati a pista, tanti 2011 che io conosco benissimo e che erano bravi sono scappati tutti. Cioè, il problema di Livorno non è di fare la categoria, è il fatto che non c'è mai stato niente di programmato. I migliori uomini li hanno mandati via. Io ho scelto Doga che era un signor allenatore. Uno che nel settore giovanile era stimato da tutti, anche lui non si sa perché l'hanno fatto scappare. Qui a Livorno purtroppo non siamo bene a dire niente, il problema è questo qui. Lei che è uomo di calcio lo sa, sì, Livorno potrà riprendersi, ma con questo personaggio qui vai poco lontano. Signor Borelli, buonasera, mi fa Buonasera a lei. piacere. Allora, ha detto bene Alessandro Doga. Io mi sembra di aver fatto riferimento poc'anzi quando mi sembra che Sì, quando la Beretta io ho vinse il guardato il campionato nome italiano infatti, c'era Doga, quando è stato preso Favilli c'era Doga e Frangioni e Claudio Frangioni, tra l'altro, Claudio sono c'erano tutti e anche amici. due. Non vorrei dire revie, rettificatemi se sbaglio. Allora, dunque dico, mi ricordo ancora quando andavano al Stagno ad allenarsi, forse sbaglio, ma non credo, insomma, ci andavo per lavoro, dunque. Però dico, anche noi a Firenze, se non arrivava Commisso, che ora fa il centro sportivo, la Fiorentina uguale, noi non abbiamo avuto un centro sportivo. Ma le faccio una domanda, signor Morelli. Dopo Empoli, il centro di Monteboro. Mi può ricordare, a parte Pontedera e c'è la Valdera, ok, a Falta, mi può ricordare in Toscana quale società hanno il centro sportivo? Perché io non la ricordo. Eh sì. No, no, È un è vero problema? questo, però siccome noi abbiamo avuto un presidente, uno fra il sesto presidente più ricco d'Italia, che è il signor Spinelli, cioè in questi 20 anni di presidenza non è che abbia lasciato poi dico, ma Livorno. signor Morelli, lei ha Ha ragione. lasciato Dico, macerie, parliamone no, signor chiaro, ha Morelli, lasciato delle signor macerie. Morelli, lei ha ragione, ma ora le faccio, ma si rende conto, e lo dico apertamente verso tutti noi, ci rendiamo conto che in Italia la Roma, la Lazio hanno i centri sportivi, ma non hanno gli stadi, la Fiorentina non ha uno stadio, l'Inter e il Milan non hanno uno stadio, cioè questa è la situazione, è il blocco che speriamo si sblocchi. Come fa un presidente, secondo voi, a investire sul centro sportivo se poi non gli fanno fare lo stadio? E lo stadio sono gli utenti, diciamo, sono anche a livello modo trasversale l'indotto per far qualcosa. Lo stesso Graser, il nuovo presidente del Pisa, lui chiaramente ha fatto un patto, giustamente con Corrado, giustamente c'è la parte sportiva e la parte delle infrastrutture, ma è normale che tutti vogliono fare lo stadio, è normale. È Sì. normale, dunque dico il centro sportivo che per me, per il mio lavoro, verrebbe addirittura prima, perché per me io mi occupo di giovani, magari perché i giovani devono avere un'entità, devono avere un posto dove andare, devono avere il senso appartenenza tutti insieme. Convengo con lei, signor Morelli, Sì. però qui purtroppo piove sul bagnato, è difficile aprire l'ombrello quando piove sul bagnato, perché cioè, vuol dire l'ombrello è rotto. Speriamo che le cose possano cambiare, ma non col tempo, in modo più celere possibile, perché se questi americani, magnati, russi vengono a investire in Italia e sono in diversi, che lo fanno in categorie diverse, vuol dire, significa che qualcosa si sta muovendo, altrimenti non verrebbero, a mio avviso, dico la mia. Speriamo. Io sono fiducioso. Michele, proprio siamo in chiusura, ti chiedo però, ho visto una foto molto bella, un ricordo proprio telegrafico di Paolo Rossi, che ho visto insieme anche a Enzo Banti, insieme a Giancarlo Antognoni, Enzo Bucchioni e via dicendo. Quindi proprio vorrei chiudere questo Allora, grande innanzitutto intervento e poi tanto saluto anche Enzo, che è un amico, no. Enzo Certo, Banti, fatelo, noi siamo saluto amici, ti anch'io. voglio un gran bene. Tanto E possiamo poi dire, siamo stati tutti a Pratimun sì. Calcio, quindi lo possiamo dire dal Sì, nostro eravamo fuori con amico Giorgio Micheletti. Sì, è Giorgio, grandissimo Giorgio. Allora, lì Prego. eravamo tutti a cena fuori all'estero, in Romania, eravamo a Iasci, però insomma io ho avuto l'onore di conoscere Paolo, grazie anche agli ex campioni del mondo 82, grazie a Giancarlo che me l'ha Certo. fatto conoscere. E dunque niente, che dire, diciamo che parlando bene delle persone li teniamo in vita, che dire, quel sorriso penso se lo ricordano tutti, Eh sì. dunque.
Sì. Non ho niente da Quindi ci aggiungere. tenevo a salutare proprio tramite te questo grande persona, questo grande giocatore che ci ha fatto vivere dei momenti veramente inimmaginabili nell'82 con quella tripletta, insomma, che ha fatto Io vi sognare faccio i oltretutto. complimenti però, Maurizio, vi faccio i complimenti, vi faccio i complimenti perché fate una trasmissione veramente tutto tondo. Grazie. Calcio toscano, calcio, complimenti al ragazzo accanto a te, al signor Morelli, Grazie. alla persona e a tutto lo studio, complimenti perché fate veramente una buona trasmissione, ottima qualità, veramente. Parlate di tutto e calcio deve essere tutto tondo, non settoriale. Complimenti a Grazie. tutti, veramente, Grazie. E ti grazie aspettiamo in a tutti studio voi. quando sarà possibile, così dopo andiamo a cena Speriamo, dai, insieme. speriamo. Così dagli Grazie a amici tutti. del deserto. Vai. Arrivederci, buona serata, arrivederci. Grazie a Michele Fratini, intermediario di calcio. Siamo veramente in chiusura. Volevo però fare questa notizia e complimenti al duo Soda e Caramelli. Sono gli allenatori del Gozzano Calcio che hanno vinto anche il recupero contro la Caronnese 2-1, il risultato finale, sono ampiamente in testa al campionato. Gozzano Calcio, ricordate, dove è partito un certo Messias che oggi al Crotone sta facendo faville. Quindi complimenti a tutti voi e anche a Carlo, che è il mio carissimo amico. Giocavamo da ragazzi insieme, ogni volta che lui dice è per quello che ho smesso di giocare da portiere, è andato a giocare poi nella Ternana, Catanzaro, un Palanca, insomma, ha fatto una grande carriera ed oggi è il secondo di Sosa a Gozzano. Bravi e continuate così. Linea ora, vediamo un po' alla regia se possiamo far vedere le pagine di Calcio Più, che questa settimana, eccola qua, possiamo anche ripartire la pagina che ci ha dedicato Calcio Più, poi la nostra Marcette, ma soprattutto ricordate, eccola qua, la nostra Marcette, di abbonarsi possiamo dire, al nostro settimanale. Per sopravvivere ha bisogno dell'aiuto dei suoi lettori. In basso sulla destra, bravo Ale, proprio così, il bello della diretta. E quindi Calcio Più dal 1982, il servizio del calcio dilettantistico e giovanile. Quindi chiamate per informazioni 349-3367-493. Siamo veramente giunti al termine di questa puntata. È stata una lunga cavalcata, ma soprattutto è volata, Lorenzo. Volata come sempre, stasera siamo anche andati un po' lunghi, però le notizie erano tantissime e Vabbè, e avremmo anche gli potuto anche interventi. parlare di tanto altro, ma non E c'è lo tempo. scoop in diretta del Pisa, insomma, ecco, questo credo che grazie ricordiamo a Claudio Leoni. Grazie a Lorenzo Muffato. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ci vediamo il prossimo mercoledì. Oltretutto, sempre grazie a Marco Lenzi, sempre molto disponibile, soprattutto oggi, insomma, questo Livorno, vediamo se la prossima settimana ti vediamo più contento. Beh, speriamo dipende, insomma. Proviamo a essere contenti lo stesso, dai. Fiducia. Vediamo, Fiducia, vediamo. fiducia, Sarà una buonasera a settimana tutti. abbastanza particolare per tanti livornesi, per questa notizia del Pisa, quindi da domani sarà la notizia bomba per tutta Livorno. Marco Morelli, credo che i complimenti che ha fatto a noi Michele Fratini sia comunque il percorso dei nostri 10 anni di TV, caro Marco. Eh sì, 10 anni, 10 lunghi anni, eh sì. Comunque Fratini è un uomo di calcio che conoscevo già e ha ragione su tante discorsi, ha ragione, però purtroppo il calcio è anche questo. Volevo aggiungere un'ultima notizia, Maurizio, Sì, posso? dimmi, vai. L'Arezzo in Serie C girone B ha cambiato allenatore, ha preso Roberto Stellone. Lui è classe 77, è un ex calciatore, ha allenato anche Bari, Palermo e Ascoli in Serie B. Questa è la notizia, l'ultima E notizia. non poteva mancare l'ultima bomba di Marco Morelli di questa trasmissione. Ricordate, tantissime repliche su canale 272. Un saluto particolare al nostro regista che oggi è stato veramente operativo, Alessandro Baroni. Da Maurizio Zini è veramente tutto. Ci vediamo mercoledì prossimo, come sempre in diretta. Ciao!